nato questo contatto, in quanto tempo si è sviluppato? Ecco. Beh, ora stare sì, non ci abbiamo messo molto, anche perché voglio dire, il presidente è stato molto brillante, cioè, come mi ha dato un sacco di soldi, non ci crede nessuno. Si impegna fino a giugno? Fino a giugno. No, è stato, abbiamo fatto una chiacchierata, poi mi ha spiegato un po' la situazione societaria, la voglia di questa società di crescere, le persone che lavorano, il calore dei tifosi, l'ambiente giornalistico. Mi ha detto che è abbastanza impegnativo per una squadra che come Nocera per il momento in C2, quindi voglio dire, tutto questo che fa pensare che domani Nocera chissà potrebbe arrivare chissà dove, domani nell'immediato, questo non lo posso sapere. E quindi dopo una chiacchierata di questo tipo devo dire che è stata molto convincente, non solo il presidente Giovanni ma anche suo fratello, con il direttore Accardi, che ringrazio, e quindi siamo usciti tranquillamente dopo una breve chiacchierata o lunga chiacchierata, dipende dai punti di vista, a trovare l'accordo. Vi faccio la mia ultima domanda, che non è per caricare la nostra responsabilità, però c'è una piazza che o esalta o brucia di solito. Chi è passato di qui o è arrivato in A, ad esempio del Lega, ad esempio più granato di tutti anni, ma anche tanti allenatori, Smolenti, tanti altri che hanno fatto benissimo il C1 anche in Serie B, oppure quelli che hanno fatto male sono poi, diciamo, finiti in una frutatina, quasi scomparsi dalla circolazione. Lei è dal primo impatto vero da allenatore, da primo attore, diciamo, e subito con un'esperienza del genere, però penso ne faccia, anzi per uno che ha vissuto tanti anni importanti, no? Non mi fanno paura le persone. Guarda, se avessi paura chiaramente non potrei fare questo mestiere. Sì, capisco bene, tra virgolette, però dico, io quando giocavo, no? Giocavo a Foggia, che è una piazza, ho cominciato a Foggia, quindi è una piazza anche quella esigente, non so se più o meno pari alla Nocerina, però presumo che da questo punto di vista metta molta pressione, e quindi ho superato, devo dire brillantemente, visto poi la carriera che ho fatto, non a caso 5 anni a Foggia, 5 a Firenze, 1 all'Inter, ma è tutto, vabbè, non sto qui a fare l'elenco. Comunque 16 anni e mezzo, quasi 17 di professionismo, non sono pochi. Quindi da questo punto di vista mi ha fatto crescere l'esperienza a Foggia. Credo che altrettanto, e spero che altrettanto, faccia la Nocera, chiaramente con delle responsabilità diverse. Però io, da questo punto di vista, sono contento perché ho scelto, nessuno mi ha imposto di venire qui, ho scelto, sapevo già da prima che sarebbe stata una bella avventura, difficile, però mi piacciono, proviamo. Quando non sono solo, sono i ragazzi, cioè, se, poi se sono a loro sono in una botte di ferro, la società è a posto. Chi avete cercato in questi mesi? Nomi proprio. Foggia si parlava, c'è stato, ci siamo andati molto vicini, se ne è parlato, non solo, anche un'altra squadra pugliese, è stato in contatto con Monopoli, e poi basta. La differenza sostanziale che fa, secondo a un certo livello, comunque quello sia un compito gratificante e impegnativo, però assumersi la, che scatto è, che differenza c'è? Il secondo di una realtà importante in Serie B che assumersi proprio determinato. Esatto, era proprio quello che volevo, assumermi delle mie responsabilità. Ho deciso di non continuare il rapporto con il mister Ventura perché ho creduto opportuno che prima o poi bisogna decidere di andare da soli. E la mia paura era entrare in un vortice dove poi non, dopo tanti anni diventa poi difficile riuscire a sradicarsi da una realtà del genere. Quindi ho ritenuto opportuno, non so se ho fatto bene, secondo me sì, perché non mi rimangio mai le scelte che ho fatto. E purtroppo è andato in Serie A, cioè purtroppo per me lui è andato in A, e se avesse preso una squadra di B, invece
è andato in A e magari mi avrebbe fatto anche bene, non so, un altro anno in A, però era una scelta che prima o poi avrei dovuto fare. L'ho fatta adesso e non rimpiango assolutamente niente.